quindi è venuto a usare le domande, le sei domande. Grazie.
quindi avete questo coraggio? Fino adesso state facendo solo battaglie di corso, mai argomenti, situazioni, proposte venute in questo consiglio comunale che parlano di diritto della città. Caro sindaco, tu devi prendere atto stasera che la tua maggioranza, che è uscita dalle urne, è defunta, è morta, non c'è più male. Tu, caro sindaco, para los lugares de trabajo.
dicendo che doveva lasciare la carta d'identità, che era in mano su tutti di questa città. Tu oggi, caro Stefano, hai accusato il sottoscritto in campagna elettorale di rappresentare in mani unte e nere. Oggi sei alla corte di senatore Cassino. Hai votato i debiti con i bilanci, ti apprezzerai a votare tu, ti apprezzerai a votare il bilancio. Io non so come definire questa cosa, è veramente imbarazzante per me. Aver creduto al cambiamento, e tu potevi essere uno del cambiamento, invece oggi sei diventato il massimo sostenitore di questa maggioranza, fin dalle prime parole. Hai venduto un patrimonio di uomini, di donne, di giovani, di consiglieri comunali, hai venduto e pareti da una cosa qua che potevano stare tranquillamente alle vostre. Invece tu hai venduto per interessi tuoi, interessi personali, della, non so di chi. Caro sindaco, io mi scuso perché quando intervengo ci credo quello che dico, sono una delle persone che quello che pensa quello che dice. Io ho sempre dicevo dimostrato che loro erano essere minoranza, tu non hai accolto nulla, non c'è permesso di comunicare. Abbiamo sempre apprezzato domani a un consiglio comunale sul PUC. Io lo dico, tu stai ancora il tempo di ritirare questo, di rifacilitare questo consiglio comunale. Perché se tu continui sulla strada dei numeri, una strada che io ho sempre imperato al tuo predecessore Stefano Ferrara e qualche assessore che sta oggi in tutta la sala, la strada dei numeri non ti porta da nessuna parte, sindaco. Si porta solo a fare gli interessi di alcuni ma non della città. Tu, caro sindaco, sapete di buttare la maschera. Fai capire ai cittadini di Casoria se sei quella persona per bene che hanno votato. O altrimenti, caro sindaco, se intendi proseguire il tuo cammino con gli scimboli di Casoria, vuol dire che hai andato tutti. E ti passerà alla storia come un uomo adesso parte della politica. E questo credi è un grande drammatico da parte mia. Una persona che si è battuta in campagna elettorale, lo sai bene, con uno spirito di lealtà, fino ad essere accusato dalla mia compagine di coalizione che è troppo morbido, ma è il mio modo, il mio stile, il mio essere sempre, rimarrà sempre questo. Caro sindaco, oggi devi dichiarare che non hai più la maggioranza e quindi non esiste più quella giunta politica. Caro sindaco, hai sempre mi hai dichiarato, e qua faccio appello al galantuomo, hai dichiarato che qualora tu non avessi più la maggioranza che è uscita dal turno, avresti dato la parola agli elettori. Stasera